Comunque stiamo divagando e stiamo parlando di Eric Dufer, che non a caso è un super l'europeista, super l'europeista, super. E insomma, Eric Dufer dice che Montemagno che non può permettere che Messora dica delle cose senza che lui lo blocchi, lo fermi. Che è praticamente ciò che fa qualsiasi giornalista su piazza, non che sia giusto, ma è ciò che fa chiunque. Noi si sveglia Dufer quando vede Montemagno che non blocca a Messora. Montemagno, che cos'è Montemagno? È un piru piru di un business che fa il business di chi di lì del grano del. Cioè, è così. In più fa anche il presentatore, ha sempre fatto televisione da tanto tempo su Sky, io non lo sapevo, l'ho saputo dopo che l'ho visto su YouTube. Comunque, cioè, Montemagno in questo frangente del quattro chiacchiere con Montemagno, che cosa fa? Fa uno show. Adesso, sto cazzo. Sto babbo di minchia di Eric Dufer, dov'era? Quando Fabio Fazio intervistava Marchionne o chiunque. O quando chiunque altro giornalista intervisti chiunque altro e gli lasci dire delle cazzate, palesemente. Dov'era Eric Dufer? Quindi c'è questo. Poi nel video di risposta che gli ha fatto Montemagno, sì, dice anche delle cazzate, non so. Comunque, fondamentalmente, questo. Insomma, Montemagno non. Poi si sono buttati gli stracci addosso. Questo è il video di Natale degli onorevoli. Onorevoli. Questa è la signora. Patti d'amico. Assurdo. Partiti Uniti, onorevole Natale, Madonna. Mulè. Questa rifratta dell'Italia è buona, no? Mi gusta mucho. Eccola, la Patti. Questa tutto il tempo lei sta su sta canzone. Questa qua sembra Giusy Ferré, no? Cioè, a parte che è buona, c'è una voce bella. Rizzetto il transfuga, Buccarella. Ecco la Patti. Cioè, va, prende tutta la scena la Patti, guarda.
Oh, tutto il tempo c'è la Patti sullo schermo. Cioè, questa Patti sembra un personaggio di Rosalia Porcaro. Eccola, guarda come. Cioè, poi la voce della Patti mi sembra proprio fatta dalla NASA, proprio altro che l'autotune. E quindi. Persone invece iniziano a crederlo perché evidentemente c'è un voto di rappresentanza.
di Salvini, della Meloni o comunque della parte sovranista. Abbiamo però anche ricordato Sono che l'Emilia coglione. Romagna non solo a sostenere quel tipo di politica è proprio Forza Italia e anche le forze moderate di destra. Che ne pensi di questo? Loro hanno messo una pregiudiziale sulla destra. Beh, certo, una destra che La destra pratica, fascista. sì, che dà licenza di espressione al fascismo e al razzismo, che Quanto è ridicola sono questa contro donna, la nostra madonna. Costituzione, stanno semplicemente applicando. E questo loro l'hanno detto con molta chiarezza, cioè Casa Pound in piazza non li vogliono, naturalmente. Loro sono antifascisti, oltre che partono da quello. Ma per il resto si può tenere insieme tante anime diverse, tante culture politiche diverse dentro questa piazza. Penso proprio di sì, si stanno convocando in queste settimane gli stati generali di questa nuova gioventù politica. Io non mi sono ancora affacciato di persona, ho Gli solo stati guardato generali. dalla televisione, ma sabato naturalmente la prova che Ma sono goditi la pronto pensione. a percepire con i miei sensi, ho bisogno necessariamente di percepire da vicino, la visione da lontano non mi aiuta. Questo è vero, anch'io le continuo a guardare queste piazze, ma ancora non le ho capite fino in E che fondo. cazzo vuoi Questo capire? dice Censis, che l'idea di favorire l'uomoforte al potere sono il 48,9%. Quindi, da una parte, metto questo fenomeno, che ha colpito tantissimo anche me, dal primo momento l'ho detto, e che vedo che appunto ha risvegliato l'entusiasmo di un uomo come te, che per molto tempo ha detto voglio stare lontano dalle cose. E poi, se questo dato, però, questo dato abbastanza impressionante, sinceramente. Cioè, torniamo su due, dice. Penso all'uomo forte, che sembrava una cosa come dire, proprio, no? Chiusa con la storia. Sì, beh, intanto c'è da trovarlo un uomo, magari possibilmente una donna più forte. Possibilmente una donna, perché se è donna è meglio, è migliore. Fatto è che la democrazia È una legge. è fragile, rischia continuamente di precipitare o di perdere demos, perdere consenso, perdere crazia, governo popolare. Ma che cazzo stai a dire? Rinforzata e rianimata. Henry Luca è veramente il cringe fatto persona, veramente. Rianimazione Cringe proprio. democrazia. Questa è la Cringe. conclusione di Luca per la pubblicità, perché ho ancora parecchie domande per tutti e due.